alla prima sessione del convegno che riguarda la nozione di crisi e insolvenza, scelte societarie e responsabilità dinanzi alla crisi. Non è potuto essere presente per una leggera indisposizione il professor Ferri, e quindi io, oltre a trattare il tema, farò anche da coordinatore. Il tema che oggi affrontiamo è quello sostanzialmente della responsabilità degli amministratori per le condotte tenute quando la società è in crisi e quando la crisi sfocia nell'insolvenza. Ciascuno di noi esaminerà questa problematica avendo riguardo ai rispettivi ordinamenti. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, il tema è notissimo. A me preme segnalare che inizialmente, verso la fine degli anni Ottanta, fu dalla dottrina stigmatizzato l'uso strumentale delle azioni di responsabilità nell'ambito delle procedure concorsuali. Uso strumentale perché si riteneva che le azioni di responsabilità venissero esercitate strumentalmente per addossare sugli amministratori, per far gravare sugli amministratori il costo dell'insolvenza, quasi che fossero dei soci illimitatamente responsabili. E di questa situazione si attribuì la responsabilità senza mezzi termini alla magistratura, rea di accedere ad interpretazioni non sempre in linea con la lettera della legge e lo spirito della riforma. Devo dire che in qualche caso era il dato normativo che avallava decisioni giurisprudenziali eccessivamente penalizzanti per gli amministratori. Così, la previsione dell'obbligo di tutti gli amministratori di vigilare sul generale andamento della gestione portava inevitabilmente ad affermare la responsabilità per culpa in vigilando di tutto il consiglio di amministrazione anche quando la condotta fosse effettivamente, la condotta dannosa effettivamente riferibile soltanto ad alcuni degli amministratori, gli amministratori delegati. Altre volte le decisioni dei giudici erano veramente incomprensibili, così quando dall'esercizio congiunto e cumulativo sia dell'azione sociale di responsabilità che dell'azione dei creditori si faceva discendere la conseguenza che il curatore potesse saltare a piacimento dall'una e l'altra disciplina senza subire le limitazioni proprie dell'una o l'altra disciplina. E ancora più criticabile era il ricorso al criterio del deficit fallimentare come tecnica di liquidazione del danno, che finiva sostanzialmente per dispensare il curatore dall'onere della prova. Devo dire che da quell'epoca di acqua ne è passata sotto i ponti e le critiche della dottrina non sono rimaste inascoltate. La situazione è profondamente mutata. È stato eliminato dalla riforma del nostro legislatore del 2003 l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e quindi oggi in sede di accertamento della responsabilità si distingue chiaramente tra responsabilità degli amministratori delegati e responsabilità degli amministratori senza delega, anche se permane qualche dubbio interpretativo sulle conseguenze di quella previsione che prevede l'obbligo di tutti gli amministratori di agire in modo informato. Anche per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno, la giurisprudenza ha ormai chiarito, anche se la questione è stata proprio di recente rimessa nuovamente alle sezioni unite, la giurisprudenza diceva ha ormai chiarito che il criterio del deficit fallimentare è utilizzabile soltanto nei casi in cui non sia possibile ricostruire le vicende societarie per la totale mancanza della contabilità o perché diciamo, i documenti contabili sono assolutamente infedeli. In tutti gli altri casi, invece, bisognerà isolare fra i comportamenti illeciti degli amministratori quelli effettivamente produttivi del danno, per poter calcolarne poi l'incidenza negativa sul patrimonio sociale.
Un altro principio che può ormai considerarsi acquisito è quello della insindacabilità degli atti di gestione. Per quanto penetrante possa essere il sindacato giurisdizionale, non potrà mai, come dire, incontrerà pur sempre un limite nella discrezionalità imprenditoriale. È il cosiddetto principio del business judgment rule. Non si può interferire sulla discrezionalità dell'imprenditore. Certo, non è affatto semplice sceverare tra le decisioni veramente inopportune la violazione dell'obbligo di amministrare con diligenza e correttezza la società. Ma il criterio di distinzione esiste e la nostra Corte di Cassazione lo ha indicato con estrema chiarezza. Il sindacato del giudice non riguarda l'opportunità della scelta, il merito della scelta, ma il modo in cui quella scelta è stata compiuta. Riguarda cioè l'assenza di quelle informazioni preventive, di quelle cautele, di quelle verifiche necessarie in relazione al caso concreto. Dunque, la crisi di impresa può derivare da scelte gestionali infelici, ma non per questo sindacabili da parte dell'autorità giudiziaria. E tuttavia sugli amministratori incombono quantomeno due obblighi. L'obbligo di percepire tempestivamente i segni della crisi e l'obbligo di reagire adeguatamente. Obbligo di percepire tempestivamente i segni della crisi. Esiste nel nostro codice una previsione, che è quella che pone a carico degli amministratori l'obbligo di curare che l'assetto organizzativo, contabile e amministrativo della società sia adeguato alla naturale dimensione dell'impresa. Questo obbligo in realtà è posto espressamente a carico degli amministratori delegati, ma è espressione di un principio generale. Quindi io direi che gli amministratori di qualunque genere di società, anche la società per azioni, sono tenuti ad adottare misure organizzative che consentano di percepire tempestivamente i sintomi della crisi in modo da reagire altrettanto tempestivamente. Il problema è un altro, però, ed è il seguente, il cuore del problema è un altro. In caso di crisi, che limiti incontra la discrezionalità imprenditoriale? In caso di crisi, la libertà di azione degli amministratori rimane illimitata, come quando accade durante la fase della gestione caratteristica della società, o per caso incontra qualche limite, cioè la gamma dei comportamenti legittimamente praticabili da parte degli amministratori si riduce nel caso di crisi. Questo è il cuore del problema. Ora, comincerei col dire che nel nostro, è vero che la crisi è indipendente dallo sbilancio patrimoniale negativo, dalla perdita patrimoniale, però nella stragrande maggioranza dei casi i due fenomeni concorrono, cioè vi è crisi e vi è anche la riduzione del capitale sociale. Ebbene, nel nostro sistema, quando il capitale sociale scende al di sotto del limite legale, si verifica una causa di scioglimento e scatta per gli amministratori il dovere, si dice nella prassi, il divieto di nuove operazioni, perché la legge parlava prima di divieto di nuove operazioni, oggi si dice il dovere di gestire la società al solo fine di conservare il valore del patrimonio aziendale. Ed è del tutto evidente che nel caso di violazione di questo dovere scatti la responsabilità degli amministratori. Il tema è notissimo perché è l'ipotesi più frequente di responsabilità degli amministratori che ricorre nelle aule giudiziarie italiane. Io mi limito ad accennare soltanto a due particolarità di questo tipo di responsabilità. La prima, di regola, l'attore che inizia un giudizio di responsabilità deve allegare, indicare specificatamente qual è la condotta che gli amministratori hanno tenuto in violazione dei doveri legali e allegare e provare il danno eziologicamente riferibile a quella condotta. Bene, nel caso di cosecuzione dell'attività imprenditoriale in presenza della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, quest'onere di allegazione viene inteso in senso più elastico da parte della giurisprudenza. Perché è sostanzialmente impossibile, assai problematico,
tenuto conto del carattere dinamico e complesso dell'attività gestoria, indicare i singoli comportamenti tenuti dagli amministratori. E allora la giurisprudenza accetta che il curatore che inizi un giudizio si limiti a dire gli amministratori hanno continuato a gestire la società come hanno sempre fatto senza tener conto delle perdite patrimoniali. Spetterà poi agli amministratori, in attuazione del principio della vicinanza della prova, che è un principio ormai acquisito nel nostro sistema giurisprudenziale, eccepire e provare che quella condotta in realtà aveva finalità conservativa. Per esempio, è vero, ho proseguito la gestione della società, ma l'ho fatto perché intendevo, in vista della liquidazione, venderla come azienda in esercizio. Questa è la prima particolarità di questo sistema di responsabilità. La seconda particolarità riguarda le tecniche di liquidazione del danno. E la nostra giurisprudenza è ormai assestata nel ritenere che il danno vada determinato attraverso il criterio della differenza di netti patrimoniali. Cioè è pari alla differenza tra il patrimonio netto esistente nel momento in cui si è verificata la causa di scioglimento, o meglio, nel momento in cui gli amministratori hanno preso contezza o avrebbero dovuto prendere contezza nel verificarsi della causa di scioglimento, e il patrimonio netto esistente nel momento in cui si è verificato il fallimento. Con una precisazione, i criteri devono essere omogenei, cioè non si può comparare i dati di un bilancio redatto con criteri di liquidazione, con i dati di un bilancio redatto sulla base dei criteri della continuità aziendale. Nel senso che anche il primo termine di paragone, cioè il patrimonio netto nel momento in cui si è verificata la causa di scioglimento, va determinato sulla base di un bilancio redatto con criteri di liquidazione, con la conseguente svalutazione di tutte quelle poste, penso alle giacenze di magazzino, alle immobilizzazioni immateriali, che sarebbero andate comunque perdute, anche se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione. Se considerate la frequenza pratica della responsabilità degli amministratori per prosecuzione dell'attività nonostante la riduzione del capitale sociale, vi renderete conto della importanza pratica di una disposizione da poco introdotta dal nostro legislatore e di cui si occuperà più dettagliatamente il professore Arato, vale a dire la norma dell'articolo 182 sexies che sterilizza l'operatività della causa di scioglimento dalla data di presentazione della domanda di concordato, di preconcordato e la data di omologazione. Tornando al nostro tema, cioè a quello che io ho individuato come il cuore del problema, i limiti della discrezionalità imprenditoriale quando la società è in crisi, direi che bisogna distinguere necessariamente tra crisi e insolvenza. Di questo si occuperanno anche gli altri relatori, in particolare Luis Palomino. Come intendiamo noi la crisi e come intendiamo l'insolvenza? Beh, l'insolvenza, la nozione di insolvenza è a tutti nota, l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. La crisi è il rischio di insolvenza. L'imprenditore è attualmente in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, ma se la situazione non evolve positivamente, in futuro non sarà più in grado di farlo. Quindi il giudizio attuale è positivo, ma la prognosi è negativa. Ora, quali sono i doveri degli amministratori in presenza di crisi e in presenza di insolvenza? Per l'insolvenza non vi sono dubbi, perché nel nostro ordinamento esiste una norma, l'articolo 217, numero 4 della legge fallimentare, che punisce con il reato di bancarotta semplice chiunque abbia aggravato il dissesto omettendo di chiedere con colpa grave il proprio fallimento. Quindi nel caso di insolvenza gli amministratori non hanno libertà di scelta, devono portare i libri in tribunale e chiedere o l'autofallimento o il concordato preventivo. Il problema è che cosa succede nel caso di crisi. Bene, riflettendo su questo tema, in vista di questo convegno, ho avuto modo di leggere un importante saggio, scritto da Mazzoni, che ritiene
che l'obbligo di amministrare con diligenza e correttezza la società acquisti concretezza alla stregua del criterio della continuità aziendale. Secondo questo illustre giurista, quando viene meno la prospettiva della continuità aziendale, gli amministratori non possono rimanere fermi, ma devono necessariamente adottare delle decisioni. Io credo che questo tipo di lettura debba essere necessariamente seguito. Quando la società è in crisi, il rischio dell'impresa è ormai a carico dei creditori, non è più, i soci non hanno più nulla da perdere e quindi non è possibile che gli amministratori facciano finta di nulla e proseguano l'attività. Gli amministratori devono affrontare il problema, poi saranno liberi di scegliere la strategia migliore per uscire dalla crisi, con un'avvertenza però, che se optano per una delle forme di composizione negoziale legislativamente previste, cioè il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione, e si assoggettano al relativo regime autorizzatorio, perché nel nostro ordinamento l'imprenditore che ha presentato una domanda di concordato per gli atti di straordinaria amministrazione deve chiedere l'autorizzazione al giudice, e se facciamo rientrare fra gli atti di straordinaria amministrazione anche gli atti non meramente conservativi, dicevo, se si assoggettano a questo regime autorizzatorio, per loro si apre un ombrello protettivo ed è esclusa la loro responsabilità. Se invece optano, come sono liberi di fare, per una strategia diversa, un concordato stragiudiziale o semplicemente o la ricapitalizzazione, o anche semplicemente perché vogliono scommettere sulla prosecuzione dell'attività di impresa, per questo ombrello protettivo non si apre e quindi vi è il rischio di compiere atti irrevocabili e vi è il rischio di incorrere in una responsabilità. Io chiuderei con il tema, tanto i profili che riguardano l'ordinamento italiano saranno poi integrati dal professor Aratto. Invece do la parola agli altri illustri relatori, secondo l'ordine che abbiamo programmato. Adesso parlerà per l'Argentina, ci esporrà qual è la situazione in Argentina. Sì, Richard, Ugo Richard, professore emerito dell'Università Nazionale di Cordoba. Grazie, professore. Grazie. El profesor Silvestrini habló de la necesidad que los administradores planifiquen. Son las 3 y 28, entonces mis 15 minutos terminarán a las y 43 minutos exactamente. Una desilusión, no voy a hablar de la ley argentina. El temario que se nos propuso es prácticamente para pensar como dioses y no tenemos la capacidad de Dios. ¿Cómo afrontar la crisis? ¿Qué acciones adoptar? Y luego eventualmente analizar la responsabilidad de los administradores. Ni el legislador ni los doctrinarios tienen ese rasgo divino. Entonces simplemente intentaría, sin mención de normas, sin mención de legislaciones, afrontar principios. Hoy en el mundo se hace necesario, o los gobiernos estiman conveniente la permanencia de las empresas viables por la conservación del empleo y además por lo que representan indirectamente dentro de cada comunidad esas empresas. Ahora, claro, si la empresa no es viable, es lo mismo que mantener en vivo una persona con muerte cerebral. Son tres cuestiones las que se nos someten. ¿Qué es crisis hasta llegar a insolvencia? ¿Qué acciones adoptar ante ello? Y la tercera, la eventual, no necesaria, responsabilidad de los administradores. Entremos en el primer tema. Crisis hay
de diversos tipos. Las vivimos, crisis estructurales de un país, las crisis en el mundo globalizado, las rupturas de situaciones del mercado, los cambios de políticas cambiarias o aduaneras. En derecho concursal solemos limitarnos a las crisis financieras, económicas o patrimoniales. No descarto tratar las demás. Y la tendencia mundial, los cambios continuos de legislación son tratando de imponer actuaciones extrajudiciales o judiciales lo más temprana para evitar dos cosas: que la crisis vuelva inviable a la empresa y para que la empresa que opera en crisis no afecte al mercado. Porque cuando una empresa actúa en crisis normalmente toma conductas inapropiadas. Y suele haber una terminología difícil: la avisoración de la crisis, avisoración de la insolvencia, cesación de pagos, insolvencia, insolvencia financiera, insolvencia patrimonial. Y me parece que, y lo hago en orden a la brevedad con que debemos intervenir, de ponernos de acuerdo en la terminología más que de ponerle un nombre. Un problema clásico es el de activo corriente inferior a pasivo corriente, o sea, falta de medios financieros inmediatos para atender el pasivo exigible. A eso lo solemos llamar, pero admito otras terminologías, insolvencia financiera o cesación de pagos. Y hay otra más grave, que es cuando el activo neto es igual a la, perdón, el activo es igual al pasivo o inclusive inferior. Y esto es insolvencia patrimonial o insolvencia a secas. Y este para mí es el punto donde debemos centrar la atención. En general, la doctrina se ocupa de la función operativa del capital social, o sea, de la capacidad que existe patrimonial de una sociedad para desarrollar sus actividades. Muy importante. Sobre lo cual los administradores, por lo menos en el pulso anual de la presentación del balance, con su memoria o informe, deben señalar no solo lo que pasó, sino lo que se avizora para el próximo ejercicio. Cuestión que no siempre se cumple adecuadamente, pero es algo que hace a los deberes de diligencia y lealtad y eventualmente podrá abrir las acciones de responsabilidad a las que usted se refirió. Pero hay una línea roja, que es la pérdida del capital social. Dato contable que, por tanto, el administrador o los administradores, los auditores y los síndicos podrán señalar como que no ha ocurrido nada grave porque existe un negocio pendiente, alguna situación. Pero en el momento que contablemente se señala que el capital social se ha perdido o inclusive el pasivo es superior a la pérdida del capital social, se traza una línea roja y en el mundo, en el derecho comparado, se abre la posibilidad, como usted señaló, de las acciones de responsabilidad contra administradores si ellos equivocan este juicio. Y con esto diría que hemos terminado la primera pregunta en señalar las diferencias, muchos más matices, por favor, entre crisis e insolvencia. Y vienen las acciones a adoptar. Algunas ya hemos señalado. Los administradores deben informar a los accionistas. No estamos en el caso de sociedades cotizables que tienen a su vez obligación de informar a la bolsa o mercado de valores de estas situaciones. Estamos hablando de sociedades eventualmente cerradas que deben informar a los accionistas. Y aquí, uniformemente, todas las legislaciones del mundo tienen normas imperativas, o sea que no pueden ser dejadas de lado, porque la sociedad es un instrumento maravilloso. Estamos hablando en estos casos de sociedades, por el título de la convocatoria,
La sociedad es un instrumento maravilloso al que se accede por la autonomía de la voluntad, pero donde la ley ha dictado normas imperativas en protección de los terceros. Y se trata de la casi desleída función de garantía del capital social. La función de garantía del capital social impone, con matices en alguna legislación, en toda la capitalización. Algunos lo llaman reintegro, o sea, dan la primera oportunidad a los socios, señores, reintegren el capital social, el cual puede o no haber derecho de receso, el derecho de receso será cero, seguirá de ese señor de la sociedad, y de no hay que capitalizar. Los socios, no necesariamente, pueden ser terceros, o pueden ser algo que hoy empieza a estar de nuevo de moda, la capitalización de los pasivos, particularmente de los acreedores institucionales, de los acreedores financieros. Y esto obliga a algo. El administrador en la memoria, pero quizás antes, confidencialmente, para poder hacer arreglos privados y no afectar su posición en el mercado, durante esta situación o de inmediatamente después, tiene que hacer un plan de salida. Hasta un plan de liquidación, si es que decidieran por la liquidación, para mantener el mayor valor de los activos y generar el menor daño posible. Y este plan es fundamental. Primero, para que los socios decidan, conforme la viabilidad del plan, que vale la pena reintegrar o capitalizar ellos mismos ejerciendo su derecho de suscripción preferente. Y de no atraer a terceros, hasta quizás con prima, con pactos de compra, con pactos de reventa. Esto tiene matices extraordinarios en la vida profesional, hay gente que se dedica profesionalmente a este tema, o que vale la pena liquidar, que la sociedad no tiene futuro. Y ya de esto va a hablar algún compañero mío, de cuando el Estado intenta a cualquier costa mantener una empresa no viable. Este es el marco de situación. Y si no ocurre esto, aquí se abre el tema de la responsabilidad de los administradores, si no han llamado, si no han intentado previamente estos remedios. Algunas legislaciones llevan al concurso, permiten el concurso, pero me parece que esto no elimina la responsabilidad, particularmente en un supuesto. La tradicional quita. La quita es una transferencia de riqueza de los acreedores a la sociedad, ergo a los socios de la sociedad, con costos impositivos, que no libera a los fiadores. La capitalización del pasivo libera fiadores y permite algo extraordinario, sobre todo si lo hacen entidades financieras. Lo que hace al título de este convenio, los instrumentos negociables para gestionar las crisis en los diferentes ordenamientos. ¿Por qué? Porque las entidades financieras con títulos accionarios rápidamente los introducen en el mercado. Y tomo los dos minutos que me quedan, o creo que me quedan tres o cuatro, pero no importa. Eliminaré la crisis dando el minuto. Cuando se vota una crisis, perdón, una quita, el acreedor que voluntariamente no la da ha sufrido un daño. Y a mi entender, si se dan los supuestos que el abogado Silvestrini, el juez Silvestrini, ha señalado, podrían generarse igualmente acciones de responsabilidad, por supuesto extraconcursales. ¿Por qué? Porque no se adoptaron las previsiones imperativas de la ley. Aquí hay que marcar esto. Existiendo previsiones de pago, de capitalización, de previstas imperativamente por la ley de sociedades, el apartamiento de estas normas imperativas es, cuando menos, un abuso de derecho, pero eventualmente de no, un fraude a la ley societaria. Señores, con esto los invito a meditar. Yo sé que esta no es una posición tradicional, es la posición que muchos españoles y algunos italianos llaman como preconcursal, que hace innecesario
el costoso trámite y desgastante trámite judicial que no elimina a la empresa del mercado, son las acciones prejudiciales, Beltrán decía, parajudiciales o anticoncursales, que evitan que aparezca, que desaparezca una sociedad viable del mercado. Y es para debatir, es para ver a partir de ciertos principios cómo se pueden afrontar las crisis, sobre todo si actuamos tempranamente, que es a lo que aboga hoy todo el derecho concursal. Y si no podemos debatir, porque estamos muy exigidos por el tiempo, los invito a hacerlo en el 7º Congreso Iberoamericano de la Insolvencia, trienales, 6, 7 y 8 de septiembre del 2015, en las sierras de Córdoba, y a continuación se hará el 10º Congreso de este Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Meditemos, porque no necesariamente de los continuos cambios del derecho concursal vamos a encontrar las soluciones, si no volvemos a los principios, los que están radicados como normas imperativas en la legislación mundial dentro del derecho societario. Y a veces las cosas más simples son las que dan mejores resultados. Muchas gracias, señor presidente. Grazie professore per il suo bello e appassionante intervento. Il professore ha, mi sembra, evidenziato il concetto di insolvenza patrimoniale. Quando c'è la riduzione, la perdita del capitale sociale, non ci sono margini di manovra. E poi ha segnalato l'importanza che gli amministratori anticipino in qualche modo la crisi e adottino le strategie necessarie. Adesso do la parola al professore José Antonio García Cruces, professore di diritto mercantile dell'Università di Educazione a Distanza di Madrid. Grazie professore. Me permitirán que comience diciendo que probablemente para un español intentar hablar de derecho concursal y de responsabilidad en ámbito concursal hoy en día sea una de las cuestiones más complejas y más difíciles de afrontar. Porque el derecho concursal español no es un derecho que fue, tampoco es un derecho que es, sino que está continuamente siendo. ¿Qué es lo que quiero decir? El derecho concursal español solamente en este año lleva 3 reformas legislativas. Y no cabe descartar la posibilidad de que haya una cuarta, porque hace unos días el ministro de Justicia manifestó, o mejor constató, que habían sido tales las reformas que era necesaria una cuarta para intentar armonizar todas ellas. Y en todas esas reformas ha habido un problema constante. Y ese problema constante es qué tiene que hacer un administrador al frente de una sociedad cuando se encuentra con una situación de crisis empresarial. Y si se intenta contestar o dar una respuesta a esa pregunta, en realidad hay que afrontar 3 cuestiones distintas. La primera es cuándo hay una crisis empresarial que resulta relevante para el propio administrador. La segunda de ellas es cuáles son las consecuencias de haber constatado esa crisis empresarial y que pueden hacer surgir deberes exigibles al administrador. Y la tercera pregunta, que es la gran preocupación de los administradores cuando se acercan a un despacho de abogados, es ¿y qué responsabilidad se asume por las decisiones que se han adoptado ante la situación de crisis empresarial? Si nosotros hacemos un repaso necesariamente breve del estado del derecho español en torno a todas estas cuestiones, deberíamos tener en cuenta en primer lugar que una primera manifestación de esa crisis empresarial es la situación de pérdidas. Ahora bien, no cualquier pérdida es relevante ni permite, desde el punto de vista de los administradores y de su posible exigencia de responsabilidad, no permite cualquier pérdida, permite una reacción adecuada. Lo que quiero decir es que esa pérdida, para que genere deberes y, en su caso, responsabilidades, tiene que tener ciertas características, tiene que respetar 2 condiciones. En primer lugar, tiene que ser una pérdida cualificada.
Una pérdida cualificada en el sentido de que debe suponer un cierto umbral puramente cuantitativo. Las normas nos dicen que esas pérdidas encierran crisis empresarial desde este punto de vista, cuando suponen que los fondos propios suponen una cantidad inferior a la mitad del capital social. Y en segundo lugar, hay una exigencia cualitativa, porque no nos basta con que las pérdidas sean muchas o pocas, sino lo que es más relevante, no deben manifestarse a destra, no deben afectar negativamente a terceros. En esa situación, la reacción del legislador español es configurar ese supuesto derecho bajo una institución que, como decía el profesor Beltrán, cumple una función preconcursal. Se trata de evitar el deterioro de ese patrimonio social, de tal manera que entonces, ante esa situación de pérdida cualificada, el administrador para él recae un deber de promover la disolución. Ahora bien, ¿en qué consiste ese deber de promover la disolución? La disolución es una decisión que no le corresponde a la administración social, obviamente es competencia de la Junta General. Pues bien, ese deber del administrador tiene una doble manifestación. En primer lugar, debe promover la disolución porque debe convocar a la Junta General, dice la norma, en el plazo necesario de 2 meses, para que la Junta adopte el pertinente acuerdo, pero le impone un segundo comportamiento sucesivo del anterior. Si por la razón que fuera, la Junta General, porque no se constituyó, porque no adoptó el acuerdo, porque rechazó la disolución, si se dan esas circunstancias, el administrador deberá entonces promover la disolución judicial. Ahora bien, conocemos ya entonces cuál sería esa situación de crisis empresarial relevante y cuáles son los deberes que en tales circunstancias recaen sobre los administradores, pero nos queda dar un paso más, y es hablar de la responsabilidad que puede asumir el administrador por incumplimiento de ese deber. Y aquí es donde empieza ya a ser llamativa la responsabilidad que se puede exigir al administrador. Porque suponiendo el régimen de responsabilidad general, el régimen de responsabilidad por daños que cabe requerir a un administrador, expresamente nos dice la ley que si se incumplen esos deberes de promover la disolución, el administrador te viene responsable de las deudas sociales. Claro, es una sanción con una dureza extraordinaria, pero es una sanción de responsabilidad que presenta 4 características que a mí me gustaría destacar. 4 características porque, en primer lugar, es una responsabilidad por deuda ajena, no es una responsabilidad por daño. En segundo lugar, es una responsabilidad personal. El patrimonio del administrador queda constituido como patrimonio de refuerzo en favor del interés social. En tercer lugar, es una responsabilidad ilimitada. El administrador va a responder con todo su patrimonio presente y futuro. Y en último lugar, es una responsabilidad solidaria. Solidaria del administrador para con la sociedad, pero también responsabilidad solidaria entre los administradores entre sí, en caso de que concurran una pluralidad. Ahora bien, ¿y qué contenido tiene esa responsabilidad? Al principio he dicho que es una responsabilidad por las deudas sociales. Cuando ese régimen de responsabilidad se incorporó hace ya bastantes años en nuestra legislación societaria, la regla era que respondía de todas las deudas sociales, sea cuales fueran estas. A partir del año 10, esa responsabilidad se ha limitado. Y se ha limitado porque solo responde el administrador por aquellas deudas sociales que sean posteriores al acaecimiento, a la realidad de esa causa de disolución. Pero no olvidemos que esa regla limitativa de cuáles son las deudas por las que se le puede exigir responsabilidad al administrador se acompaña de una norma más, de una norma que nos dice que toda deuda social se presume que es de una fecha posterior a la fecha en que tuvo lugar esa situación de pérdidas, la causa de disolución. Claro, el planteamiento es necesariamente distinto cuando esa situación de crisis empresarial resulta que se manifiesta frente a terceros. Y se manifiesta frente a terceros cuando la situación por la que atraviesa la sociedad, sea cual sea, tiene como resultado que resulte imposible que la sociedad pueda hacer frente a las obligaciones que previamente ha asumido.
En ese caso, abandonamos ya el derecho de sociedades y nos movemos el ámbito del derecho concursal. Y ello es así porque la noción de insolvencia que se asume en el derecho español es una noción funcional. La insolvencia es un estado en el cual, nos dice la ley española, el deudor no puede cumplir regularmente las obligaciones que es, cuando son exigibles. Eso significa entonces que en esa situación, ante la insolvencia sobre los administradores va a recaer un nuevo deber. Los administradores, nos dice expresamente la ley, resolviendo una vieja polémica, son los competentes para instar la declaración de concurso. Y esa declaración de concurso, que es el remedio que impone el legislador frente al estado de insolvencia, eso encierra una legitimación debida. Es decir, sobre los administradores recae un deber de instar el concurso. Deber de instar el concurso que nos dice la ley al que deberán dar cumplimiento en el plazo de 2 meses desde que conocieron o no podían dejar de conocer el estado de insolvencia de la propia sociedad. Ahora bien, ¿cómo se asegura el cumplimiento de ese deber? El cumplimiento de ese deber se asegura mediante la aplicación de las normas generales de responsabilidad, el régimen de responsabilidad por daños que todos conocemos. Se asegura también, porque de igual manera, y cabe la aplicación acumulativa, resulta también de aplicación ese régimen de responsabilidad por deudas al que me acabo de referir antes. Pero también con carácter acumulativo, la legislación concursal establece un tercer modelo de responsabilidad. Y para ello me van a permitir una pequeña discreción. En el derecho concursal español, una de las piezas que forma un proceso concursal es la denominada sección sexta. La sección sexta o pieza sexta es una pieza que tiene por objeto depurar las posibles responsabilidades que pudieran exigirse con ocasión de la producción o del agravamiento del estado de insolvencia. Y en ese sentido se dispone esa pieza para que, si se verifica que la insolvencia se causó o se agravó con una conducta que puede calificarse como dolosa o con culpa lata, sentar las oportunas consecuencias. Consecuencias que no son penales, consecuencias que son estrictamente civiles. Y esas consecuencias estrictamente civiles son básicamente tres. Un efecto de orden personal, y un efecto de orden personal porque los sujetos cuya conducta se valora quedan inhabilitados, es decir, no pueden administrar patrimonios ajenos, no pueden ser administradores de sociedades y de igual manera no pueden ejercer el comercio por un periodo que fijará la sentencia de calificación y que oscilará entre los 2 y los 15 años. En segundo lugar, provocará unos efectos económicos, básicamente tres. Generará el deber de reparar los daños causados, generará la obligación de restitución de aquello que se hubiera recibido por la sociedad y, en tercer lugar, se extinguirá todo crédito que tenga ese administrador frente a la sociedad, sea crédito concursal o sea crédito contra la masa. Pero la sanción más grave no es ninguna de esas dos. La sanción más grave es que, bajo determinadas condiciones, además, en esa sentencia de calificación, el juez podrá acordar la denominada responsabilidad concursal. ¿Qué significa la responsabilidad concursal? Significa simplemente que la sentencia puede contener una condena a los administradores para hacerles responsables del pago del déficit concursal, es decir, de aquello que los acreedores no han podido o no han conseguido cobrar como consecuencia del concurso. Pues bien, decía y hacía esta referencia a la sección de calificación, porque precisamente el incumplimiento de ese deber de promover el concurso, de instar la declaración del concurso, se asegura al sancionar como presunción de dolo o de culpa lata el hecho de haber incumplido el deber de instar la declaración de concurso. Claro, ante esas alternativas que se le abren al administrador ante una situación de crisis empresarial, sea fundamentalmente un estado de insolvencia, ante esa situación cabe hacer dos observaciones. En primer lugar, como comprenderán, el administrador debe acentuar su diligencia ante los riesgos de responsabilidad que puede asumir, pero también inmediatamente todos los administradores vienen a hacerse una segunda pregunta, y es, bueno, ¿y no hay alternativas? ¿No queda más remedio que acudir al concurso?
El legislador español intentó ofrecer alternativas al cumplimiento del deber de estar en el concurso. Y en ese sentido sancionó una norma muy conocida en mi país, que es el artículo 5 bis de la ley concursal, y que es tan conocida que en solo 5 años ha sufrido 3 reformas distintas. Es una norma donde se viene a afrontar las posibles alternativas a otros comportamientos que pueden implicar de alguna manera que el administrador no venga a ser responsable. Y en ese sentido, la norma nos advierte que existen 2 posibilidades. La primera de ellas es que, cuando es exigible el deber de estar el concurso, los administradores ante el juez competente comuniquen que han iniciado un procedimiento de negociación con los acreedores dirigido a conseguir, a obtener un acuerdo de refinanciación. Ahora bien, ese acuerdo de refinanciación, que es una alternativa al proceso concursal, tiene que cumplir ciertas exigencias. Y básicamente esas exigencias son 3. Una exigencia de contenido. El acuerdo debe justificarse en un plan de viabilidad. Plan de viabilidad en donde los remedios o las medidas que se adoptan deben implicar una ampliación del crédito disponible o una reordenación del pasivo. En segundo lugar, debe recibir un refrendo mayoritario de los acreedores, es decir, al menos 3/5 del pasivo debe aceptar ese acuerdo de refinanciación y así lo debe justificar una certificación expedida por auditor. Y en último lugar, tiene que cumplirse un requisito puramente formal, y es que ese acuerdo deberá formalizarse en escritura pública. Pero desde hace un año hemos incorporado una nueva alternativa. Una nueva alternativa porque, de igual manera, se estará atendiendo el comportamiento debido por ese artículo 5 si se comunica que se ha iniciado un expediente para conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos. El acuerdo extrajudicial de pagos es una novedad que se ha incorporado en el derecho español y es la posibilidad de conseguir ese acuerdo de pagos al margen de toda intervención judicial. Es un procedimiento extremadamente sencillo, muy flexible, que arranca con una solicitud del deudor que debe presentarla ante el notario o el registrador mercantil competente, de tal manera que ese notario o registrador mercantil nombrará un tercero, se le denomina, aunque técnicamente no es eso, como un mediador concursal. Un tercero que va a intervenir relacionando a acreedores y deudor para conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos, de tal manera que si el notario o el registrador que decidió el nombramiento comunicara la aceptación al juez competente, se entenderá en ese caso que se ha cumplido con el deber de estar el concurso o que no habrá lugar a las sanciones derivadas por haber incumplido ese deber. Ese es el estado actual del derecho español. ¿Cuál será dentro de poco tiempo? Miren, no me atrevo a decirlo. Seguramente vuelva otra vez a reformarse el artículo 5 bis, porque se están constatando problemas y problemas muy graves. Miren, el problema principal que se está constatando es que la exigencia legal que le releva al administrador de toda responsabilidad es una mera comunicación. Una mera comunicación que hace el propio administrador, pero no se le exige que acredite ninguna realidad de esa negociación, con lo cual en la práctica la vía de la comunicación de inicio de negociaciones, primero para conseguir ese acuerdo de refinanciación, ahora para ese acuerdo extrajudicial de pagos, ha sido una especie de, si me permite la expresión, patada hacia adelante, echar hacia adelante la necesidad de instar o no la declaración de concurso, lo cual ha acarreado muchas veces el agravamiento de un previo estado de insolvencia. Nada más, muchas gracias. Grazie, professore. Mi sembra di capire che anche nel diritto spagnolo si dia molta importanza alla perdita di capitale sociale. Mi sembra che esista un sistema molto rigoroso, analogo a quello che esisteva da noi prima della riforma, la responsabilità diretta per il compimento di nuove operazioni nei confronti dei terzi. Anche in Italia, come in Spagna, ci sono state una serie di modifiche legislative. Sì, dicevo che anche in Italia, come in Spagna, ci sono state una serie di modifiche legislative che si sono susseguite
nel tempo. Una novità rispetto all'Italia è questo strumento estremamente flessibile, questo concordato stragiudiziale che noi non abbiamo ancora tipizzato nel nostro ordinamento. Allora, darei ancora la parola ai nostri ospiti stranieri, poi chiudiamo con i due giuristi italiani. Quindi dovrebbe parlare per il Messico il professor Luis Fernando Palomino Bernal, che è professore della materia di concorso mercantile nell'Università Panamericana di Guadalajara. Grazie. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y vamos, con el poco tiempo que tenemos, a centrarnos en el tema. El tema de qué es la insolvencia y qué responsabilidad genera. En México tuvimos el problema de haber señalado que la insolvencia era el incumplimiento generalizado de las obligaciones. Sin embargo, los tribunales no se ponían de acuerdo en cuándo se estaba ante un incumplimiento generalizado de obligaciones. Existían casos donde una empresa debía a 500 acreedores y no pagaba a 10, pero esos 10 representaban el 90% de la deuda. Entonces, la empresa decía, yo le estoy pagando a la mayoría de mis acreedores, no hay incumplimiento generalizado. Obvio, los acreedores decían, pero yo soy el principal acreedor, claro que hay incumplimiento generalizado. Por tanto, para acotar la definición de insolvencia, el legislador, en la Ley de Concursos Mercantiles del año 2000, señaló un supuesto contable y dice, se va a estar o existirá insolvencia cuando un comerciante deje de pagar a dos o más acreedores más del 35% de su deuda por más de 30 días y no tenga activo líquido, cuentas bancarias, dinero a la vista, para cubrir el 80% del adeudo que tiene insoluto. Por tanto, ya no es complejo determinar la situación de insolvencia en México. Es un supuesto contable, vía una auditoría se determina de inmediato. El problema es, ahora que ya conocemos cuando existe una insolvencia, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de la insolvencia? ¿Qué pasa cuando el administrador se da cuenta de que ya está en el supuesto o que en los próximos 6 meses, 8 meses va a incurrir en el supuesto? En México existe una reforma importante a la Ley de Concursos Mercantiles de este año, enero de 2014. En esta reforma se señala que no solamente se puede acudir al proceso concursal cuando se tiene 30 días de incumplido con más del 35% de las obligaciones, sino que se puede pedir en forma preventiva el concurso mercantil. Si la administración y los accionistas se dan cuenta que durante los próximos 90 días es inminente el incumplimiento, pueden solicitar el concurso mercantil. ¿Cuál es el problema de la reforma? El problema de la reforma es que ahora le imponen al administrador la necesidad de convocar asamblea. La asamblea de accionistas, la junta de accionistas, es la que tiene que decidir sobre el inicio del proceso concursal. Por tanto, si el administrador se da cuenta de que ya están en situación de insolvencia o van a estar en situación de insolvencia durante los próximos 90 días, lo que tiene que hacer es comunicarle a la asamblea, porque él ya no puede decidir. Hasta el año pasado podía ir al tribunal y pedir el concurso. Hoy ya no puede decidir. Entonces, su responsabilidad se pudiera acotar y derivársela a los accionistas, porque los accionistas, conociendo la situación de insolvencia, ¿qué pasa si en la asamblea no toman la determinación de ir a concurso o no toman ninguna determinación de hacer nada con la compañía? Hay un tema interesante, entonces, de quién es responsable y en qué parte es responsable. En México, si se sabe
que estamos en el supuesto de concurso, que además es un supuesto contable muy sencillo de determinar, y no hacemos nada, no hay responsabilidad por tal. En la ley anterior teníamos 3 días a partir del incumplimiento generalizado, lo cual es ridículo. Y decía que durante los siguientes 3 días a que tú te das cuenta que tenías incumplimiento generalizado, si no acudías al proceso concursal, era una quiebra fraudulenta. El castigo era la quiebra, pero además con delito, castigo corporal de pena. Hoy en día el legislador no señala nada al respecto. Si tú te das cuenta que tienes un supuesto de concurso y no vas al concurso, como tal no existe ninguna penalidad. Sin embargo, en la reforma de este año se amplían las responsabilidades, no por no ir a concurso, pero sí por los actos que durante esa etapa previa al concurso pueden realizar los administradores. Y la ley va más allá, no solamente castiga a los administradores, sino a cualquier empleado relevante de la compañía que haya participado en los actos que se señalan. Entonces, a partir de este año, en México hay 3 responsabilidades en el concurso mercantil. La primera, la responsabilidad civil de nulidad por los actos en fraude de acreedores. La segunda, la responsabilidad personal, patrimonial de los administradores y de cualquier empleado relevante, inclusive quien haya dado la orden de hacer cierto acto o quien la haya ejecutado. Director de finanzas, el encargado de la contabilidad de la compañía, asesores externos de la compañía serán responsables, dice la ley. Por tanto, tendrán una responsabilidad personal, patrimonial, de daños que prescriben 5 años y la pueden perseguir incluso los acreedores de la compañía. Este es un tema novedoso, pero importante para efectos de responsabilidad. Y la tercera es que se amplían los delitos concursales y ahora entran a ser supuestos delictivos todas estas actividades que haga el administrador y los empleados relevantes. ¿Qué actividades principales son los actos simulados? La alteración de la contabilidad, el meter gastos excesivos o inexistentes, el obtener beneficios personales en las operaciones de la compañía, el obtener o dar beneficios a los accionistas, cualquier conducta ilícita que hagan en su gestión va a ser sujeta de responsabilidad. Y entonces, aquí el tema es, bueno, ¿funciona este sistema de responsabilidades o no funciona? ¿O a dónde vamos? Porque, como bien nos dice el doctor García Cruces, en España pues es un sistema de inquisitorio de responsabilidades, pero no sé, a 6 años de la crisis, después de 2008, con 5 reformas encima, si ha funcionado el sistema. En México lo hemos copiado, porque a partir de este año iniciamos con un sistema de responsabilidades, como si eso estuviera realmente dándole luz a los procesos concursales y generando procesos concursales exitosos, con empresas con salvamento, con convenios aprobados, y no con quiebras y con administradores en la cárcel, o con condenas personales que además no les alcanza para pagarlas, porque no tienen el patrimonio suficiente, aunque los condenen cuando son créditos muy grandes los que manejan sus compañías o sus empresas. Entonces, el punto importante y la conclusión de este análisis, de este tema, es el siguiente. El sistema concursal es para proteger y darle viabilidad a las empresas. El hecho de que cuando inicie el sistema, el proceso concursal, y de inicio ya hay una cacería de administradores, ya hay una responsabilidad exagerada de administradores, en mi opinión, no ayuda ni abona a que los procesos concursales sean más fluidos. Le van a huir al proceso concursal, le van a tener miedo al proceso concursal. Están castigando al concursado como si fuera un delito estar en problemas de insolvencia.
Es un enfermo, él no quiere estar en insolvencia. Es como el caso en Estados Unidos del enfermo del ébola. Casi lo asesinan porque se atrevió a ir a Estados Unidos enfermo de ébola. Bueno, esa persona estaba enferma, no quería ir ahí. Es igual, es una empresa insolvente, él no quiere estar insolvente y ya lo están crucificando. Entonces, el sistema de castigo habría que replantearlo desde mi punto de vista porque no creo que esté funcionando. Y el sistema preventivo, lo que sí sería importante en México y en otras legislaciones analizar, es incentivar a que cuando se da uno cuenta que esté en situación de concurso, que acuda al concurso. ¿Por qué? Porque hay empresas que por querer salvarse, sin el concurso, sin la mancha del concurso, hacen lo imposible para rescatar a su compañía y lo único que hacen es la hunden y la llevan hasta la quiebra, por no haberse protegido a tiempo. Incluso los bancos, los acreedores, le invitan, conociendo los estados financieros, los bancos, los leen y saben que están en situación de insolvencia y les piden garantías personales, les piden la hipoteca del tío, del hermano, de los accionistas, de otras empresas intercompañías. En vez de, debería estar prohibido, debería haber un castigo para esa situación. Entonces, evitemos con alguna posibilidad, no sancionatoria, sino de incentivo, a que una empresa, un administrador y una asamblea de accionistas inicie el concurso, pero con beneficios, no con castigos, y evitemos así entonces estos actos desesperados que realizan incluso contratando créditos en forma totalmente abusiva y cara. Muchas gracias. Grazie professore per il suo intervento, in particolare ci ha incuriosito il concetto di insolvenza, no? Il diritto messicano si accerta sulla base di dati numerici, mentre da noi il sistema funziona diversamente e devo dire non ci sono grosse problematiche nelle aule di giustizia sull'accertamento di insolvenza. Passiamo all'ordinamento italiano, darei la parola all'avvocato Gaetano Patti, che si occuperà più dei profili del diritto. Io anticipo la mia relazione, il mio breve intervento che svolgere domani, che è la responsabilità del professionista. Bene, io mi sono interrogato se il professionista, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di legittimità, possa ancora definirsi un comprimario e non debba invece considerarsi un vero e proprio attore, laddove si parla di responsabilità e quindi responsabilità nei reati concorsuali, cioè la responsabilità a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, bancarotta documentale. Guardino, colleghi dottori commercialisti, che se potessimo graficizzare la quantità di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, soprattutto valutare il contenuto di queste, noi vedremo che dal 1998 ad oggi vi è stato un picco. Ciò significa che l'attenzione degli organi di investigazione e poi quindi dei giudici del merito e poi del giudice di legittimità è senza dubbio aumentata rispetto all'attività del professionista. Io lo so che quando svolgo questo intervento vedo i volti dei dottori commercialisti e dei miei colleghi che si rabbuiano e penso che alla paura di cui ha parlato oggi il presidente Monteleone si debba contrapporre e faccia da contrappeso la prudenza, perché senza dubbio l'attività del professionista che interviene dopo la sentenza dichiarativa di fallimento non ha ragione di essere di una valutazione, perché ormai i giochi sono fatti, è una condotta illecita sin troppo goffa, oserei dire, da meritare attenzione e studio. Ciò che invece ci interessa
è la condotta del professionista il quale è chiamato a svolgere la propria attività professionale e quindi più delle volte a svolgere un'attività di consulenza, quando ancora di fallimento non si parla, peggio ancora quando invece le propaggini dello stato di decozione sono ben visibili non solo alla lente, ma sono già ben visibili sul radar culturale, sul radar del patrimonio di conoscenze di cui dispone il professionista. Perché? Perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che ancora viene seguita dai giudici di merito, ed è un orientamento che noi definiamo tralaticio, nel senso che è un principio più volte affermato e ribadito, secondo cui la condotta illecita posta in essere anche dal professionista a titolo di concorso in una fase di gran lunga anteriore allo stato di decozione, ma che poi la società si troverà a fallire, quella condotta costituirà una condotta di bancarotta fraudolenta, cioè non c'è più, secondo la Corte di Cassazione Penale, un limite temporale. Una condotta illecita finalizzata, destinata alla sottrazione del patrimonio, di parte del patrimonio dell'impresa che poi fallirà, costituisce bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta laddove il professionista ha collaborato allo svolgimento di quell'attività. Quali sono, sotto il profilo statico, gli argomenti che vengono in rilievo in questa materia? Innanzitutto l'aspetto del concorso. Cosa significa concorrere? Significa, e prendiamo a prestito la definizione a mio avviso più calzante che la Corte di Cassazione dà, dare un contributo causale rilevante al verificarsi dell'evento. L'evento che cosa? Sottrazione del patrimonio, in questo caso. Il contributo causale dell'evento è quando il professionista pone in essere, e queste sono parole della Corte di Cassazione, quell'attività senza la quale non si sarebbe realizzato l'evento. E allora la Corte di Cassazione, a mio avviso molto correttamente, che cosa va ad individuare? Va ad individuare se quella condotta l'imprenditore sarebbe stato in grado di porla da solo, oppure quella condotta non avrebbe mai potuta porla in essere se non con l'ausilio del professionista. Ecco che qui si viene ad emergere la rilevanza dell'attività professionale, la specificità dell'attività professionale. Io ho parlato ho dato un'indicazione temporale, è una sorta di cesura galileiana, prendendo a prestito questa espressione da Heidegger, nel 1998, perché lì effettivamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione è molto sottile nell'individuare le condotte. Prima di quella data, la condotta del professionista, che era stata stigmatizzata sia dai giudici di merito che poi dal giudice di legittimità, erano delle condotte, mi sia consentita l'espressione gergale, goffe. L'avere aperto un conto corrente al fine di far confluire in quel conto corrente il provento dell'attività svolta dall'imprenditore, cioè al fine di non far trovare ai creditori le somme di denaro. L'essersi adoperato per trasportare fisicamente capitali dall'Italia in altri stati, ma voi vi rendete conto che siamo proprio, per noi penalisti, le definiamo condotte da ladri di polli, cioè non è necessario essere dei professionisti per svolgere questo tipo di attività. Quello che invece, e la Corte di Cassazione diceva un principio che ancora regge, ma che è stato ampiamente sviluppato, è che l'accettare l'incarico da parte del professionista non significa virtuale, queste sono le testuali parole, non significa virtuale adesione al diritto.
Quindi che cosa significa? Significa che nel momento in cui il professionista si trova a ricevere l'incarico di assistere una società che versa in stato di decozione, non solo per questo aderisce al delitto o aderisce al programma criminoso che l'imprenditore intende perseguire. Dice la Cassazione, diceva la Cassazione, è necessario un quid pluris. E allora qual è l'accertamento che oggi viene svolto? Oggi sì, la condotta del professionista viene posta sotto la lente del quel tipo di attività richiede una particolare specificità, cioè quella è un'attività che solo tu sai compiere, senza la quale l'imprenditore quel tipo di attività criminosa non era in grado di compiere. Un negozio giuridico particolarmente sofisticato, l'imprenditore era in grado da solo di compierlo, oppure era necessario l'intervento di uno o più professionisti? Nel momento in cui il giudice del merito individua e risponde a questa domanda, beh, i giochi sono fatti. Secondo aspetto, che per noi cittadini è diventato devastante, perché ormai se ne parla in ogni dove e a qualunque proposito, il cosiddetto dolo eventuale. Cioè oggi si dice che ogni condotta colposa, cioè compiuta con negligenza, con imperizia, laddove è assistita dalla previsione dell'evento e soprattutto dall'accettare il rischio che l'evento si verifichi, diventa una condotta dolosa. Esempio banale: porsi alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e cagionare la morte di un uomo. Oggi voi sapete che ci sono molte sentenze, soprattutto da parte dei giudici di merito, che qualificano quella condotta non più come colposa, ma come dolosa, perché ponendomi alla guida dell'autoveicolo in stato di ebbrezza ho accettato il rischio di investire una persona e di cagionarmi la morte. Bene, traduciamo tutto questo nell'ambito dei reati fallimentari. Ma io professionista che vengo richiesto di svolgere un'attività professionale, ho il dovere? Posso prevedere che il mio consiglio, la mia attività professionale possa in qualche modo determinare la commissione di un reato? Agevolo la commissione del reato? Accetto il rischio che l'imprenditore, sulla base del mio consiglio, sulla base della mia attività professionale, commetta un reato e quindi io a questo punto ne possa rispondere a titolo di dolo eventuale? Sì, ma comunque è soltanto una qualificazione giuridica, e quando si va a discutere di responsabilità le qualificazioni giuridiche e le costruzioni giuridiche lasciano il posto a una cosa molto più importante: il fatto, la condotta, la cosiddetta condotta materiale, che poi è l'oggetto dell'accertamento del giudice. E allora voi direte che se comincio a combinare questi due elementi si appoggiano sulle spalle del professionista degli aspetti senz'altro preoccupanti. Quindi qual è il problema? Al momento dell'accettazione dell'incarico, il professionista, secondo la Cassazione, si dovrebbe già porre il problema del che cosa mi viene richiesto, e cioè qual è l'atteggiamento psicologico che l'imprenditore ha rispetto a quella richiesta di attività professionale. Nel momento in cui io ho la consapevolezza delle finalità illecite che l'imprenditore intende perseguire e nonostante ciò aderisco, anzi pongo la mia attività professionale, il mio bagaglio di conoscenze, il mio patrimonio culturale a servizio di quell'imprenditore che intende perseguire quelle finalità, beh, io credo che, che sia una condotta che si pone pericolosamente nell'ambito della illiceità. È chiaro che la mera prospettazione non costituisce reato. La Cassazione sul punto è intervenuta dicendo: beh, prospettare una soluzione non vuol dire in questo caso agevolare la commissione. Non si va nell'ambito del cosiddetto concorso morale, per fortuna no, perché il concorso morale
è una cosa ancora più sfumata. Concorso morale, secondo l'interpretazione corrente che la Cassazione dà di questa figura, di questa forma di manifestazione del reato, vuol dire anche stare fermo, per esempio durante un'aggressione, e fare un cenno di assenso col capo. Questa è una massima che frequentemente noi rinveniamo nelle raccolte di arresti giurisprudenziali. Bene, nel caso nostro concorso morale vorrebbe dire dare il parere e poi ammiccare. Beh, questo sicuramente non è una condotta da prendere in considerazione sotto il profilo della responsabilità. Vorrei segnalare alla loro attenzione due sentenze, a mio avviso molto importanti, che sono state emesse tra la primavera e l'autunno del 2012. La Corte di Cassazione, una riguarda la vicenda dell'ospedale San Raffaele di Milano. La Corte di Cassazione dice: attenzione, quello che ci interessa veramente accertare è la consapevolezza del professionista. La sentenza dell'aprile 2012 della Corte di Cassazione si spinge a dire: il bisogna sottoporre ad una seria revisione critica il precedente orientamento giurisprudenziale in tema di concorso del professionista, al punto da escludere la responsabilità tutte le volte in cui siamo certi e sicuri che il professionista non ha la consapevolezza che la sua attività professionale era finalizzata alla commissione di un reato. L'aspetto dinamico, ed è quello che spesso costituisce l'oggetto delle domande che i professionisti mi rivolgono alla fine di un intervento come questo. Cioè, però, come si fa ad accertare? Io rispondo in modo molto semplice. Se io prendo a prestito l'espressione contenuta nel gioco della settimana enigmistica, fossi il giudice, e cioè il pubblico ministero, avrei a disposizione degli strumenti di una semplicità tale che mi potrebbero ricondurre immediatamente a individuare, nel momento in cui ho il sospetto che il professionista non si è comportato in modo del tutto lecito, ad accertare se quell'attività è farina del sacco dell'imprenditore o farina del sacco di un professionista. Beh, quando siamo in questa materia, partiamo dall'inizio, c'è sempre una relazione, ex articolo 33, che il curatore ha depositato nella segreteria della Procura della Repubblica e che il sostituto al quale quel fascicolo è stato assegnato ha il diritto dovere di consultare e di verificare. Se accerta e ha qualche elemento di sospetto, non ha che da iscrivere, come già magari iscritto nelle notizie, nel registro delle notizie di reato, il nome dell'imprenditore, dell'amministratore delegato, comunque dei soggetti che rappresentano l'impresa o la società, e per esempio disporre una perquisizione. La perquisizione non è un atto che ha bisogno di particolari presupposti. Non è come l'emissione delle misure restrittive della libertà personale, che vi devono essere titoli di reato, trattamenti, previsioni sanzionatorie particolari. La perquisizione, non a caso si parla delle famose perquisizioni esplorative, quando siamo ai limiti della liceità dell'utilizzo di quello strumento, ma in un caso del genere assolutamente non ci dobbiamo dolere di niente, perché c'è già una notizia di reato contenuta nella relazione ex articolo 33. Perquisizione, dove va il pubblico ministero o la polizia giudiziaria? Nella sede della società, oppure va dal curatore del fallimento. Può benissimo ordinare il sequestro del personal computer o degli strumenti informatici della società e vedere il flusso di informazioni che sono intercorse tra la società e i professionisti esterni. La traccia documentale è lì, la cosiddetta copia forense degli strumenti informatici. Non è un mettere un discreto e via, è una lunghissima raccolta che dura ore, dove si trova di tutto, anche risalente.
Non è mettere una chiavetta e prendere gli ultimi dati che si trovano a disposizione, ancorché cancellati da poco. Quindi si è una scansione profonda del sistema informatico. Ma c'è il problema, c'è lo strumento delle sommarie informazioni. Il pubblico ministero può tranquillamente, di iniziativa, oppure delegando alla polizia giudiziaria, invitare dinanzi a sé persone informate sui fatti, per conoscere per esempio chi è il professionista o i professionisti, laddove non possa emergere prima facie il loro nome. E da lì si cominciano a raccogliere tutta una serie di informazioni dichiarative o documentali che possono poi condurre all'esame di tutta una serie di documenti. Quindi non è vero che il professionista sotto il profilo dinamico è protetto, assolutamente. Se il sospetto c'è, gli strumenti ci sono, e credetemi, sono, ti parlo da avvocato che difende i professionisti, sono proprio banali. Non bisogna ricorrere a strumenti di prova o di ricerca della prova che la Cassazione chiama atipici, che nel nostro diritto penale, nel diritto processuale penale, spesso la verità sostanziale viene privilegiata al dato formale. Per cui, voglio dire, ci sono degli aspetti che meritano di essere attentamente valutati. Credo che al termine della mia brevissima conversazione si possa dire veramente che il mio è un intervento thriller, però non lo so, forse dentro di me c'è un gusto sadico, per cui ogni tanto mi viene in mente quel bellissimo verso di Mourne Stan che mette in bocca al suo eroe, si chiama di Bergerac: dispiacere mi piace. Grazie. Che mi sono dato, che è quello del rapporto tra capitale delle società e situazione di insolvenza. In molte delle relazioni precedenti si è evidenziato come la situazione di insolvenza spesso derivi da una perdita del capitale sociale, integrale o parziale. Qual è l'esperienza italiana? E mi scuso con i colleghi italiani presenti in sala se dirò delle cose anche scontate, però credo che scopo di questo incontro sia comunicarci le diverse esperienze per individuare nuove soluzioni o per pensare quali modifiche si possano apportare. Ebbene, nel sistema delle società di capitali italiane il capitale ha una funzione, si dice a lezione agli studenti, organizzativa, in qualche modo per misurare i diritti dei soci, e funzione di garanzia per i creditori, perché nelle società di capitali il capitale è l'unica garanzia per i creditori sociali. Per questa ragione in Italia, ma sentivo nell'esperienza spagnola, in tutte le esperienze ci sono delle norme riguardanti non solo la formazione del capitale, quindi la valutazione dei beni conferiti a capitale, beni ovviamente diversi dal denaro, ma ci sono delle norme che riguardano gli obblighi di conservazione del capitale. E quando il capitale in qualche misura, vedremo in quale, è perso, ci sono altre norme che impongono determinati comportamenti agli amministratori. Allora, perdita del capitale sociale. Sentivo nell'esperienza, se non ricordo male, spagnola, che in presenza di perdite che intaccano la metà del capitale sociale ci sono certi obblighi. Ebbene, in Italia la soglia è più bassa, perché sono rilevanti le perdite che vanno a intaccare almeno un terzo del capitale sociale, meglio, superiori al terzo del capitale sociale. Diciamo subito che in Italia le perdite prima vanno a intaccare le riserve e alla fine, se continuano a esserci delle perdite, vanno a intaccare il capitale sociale. Ebbene, quando le perdite sono superiori a un terzo del capitale sociale, quindi non alla metà in Italia, a un terzo, scatta l'allarme, bisogna prendere dei comportamenti.
Gli amministratori, dice l'articolo 2446 del codice, devono senza indugio, quindi subito, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Poi vediamo quali sono gli opportuni provvedimenti. Se invece le perdite, sempre superiori al terzo del capitale sociale, fanno sì che questo si riduca al di sotto del minimo legale, perché in Italia abbiamo delle soglie minime di capitale sociale, o se addirittura le perdite azzerano il capitale sociale, anzi sono addirittura superiori al capitale sociale, quindi la società ha un patrimonio netto negativo, e allora ci sono dei comportamenti ancora più gravi a carico degli amministratori. Diceva, mi sembra, sempre il collega Spagnolo, che gli amministratori cosa devono fare? Beh, non è che possono loro stessi ricostituire il capitale, ma devono convocare l'assemblea, devono portare la questione davanti ai soci perché assumano determinati comportamenti. Aggiungo però che in Italia, oltre a questo obbligo di convocare l'assemblea, siccome la perdita del capitale sociale è una causa di scioglimento della società, gli amministratori hanno il dovere di iscrivere la causa di scioglimento della società nel registro delle imprese. Quindi nell'ordinamento italiano c'è un obbligo doppio a carico degli amministratori, diciamo anche triplo, ma il triplo adesso arriva. Doppio: primo, devono convocare l'assemblea quando il capitale perso. Secondo, se è perso, devono iscrivere la perdita nel registro, questa causa di scioglimento della società nel registro delle imprese. Terzo, devono gestire la società ai soli fini della conservazione, dice la norma, articolo 2486 del Codice Civile, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Cioè, non è che possano andare avanti come prima, devono conservare l'esistente per i creditori. Questa è la disciplina societaria, codice civile di diritto commerciale. Disciplina fallimentare: abbiamo detto, quando una società è in crisi, è insolvente, è molto frequente che abbia problemi di capitale, anzi quasi sempre ha perso integralmente il capitale, anzi quasi sempre ha perdite enormi, per cui il capitale è sotto zero. Allora, se questa società fallisce, il problema non si pone, il fallimento è, diciamo, la morte dell'impresa, la disgregazione atomistica dell'attivo, si vende quello che c'è, quindi non c'è più un problema di conservazione del capitale. Ma se, e mi sembra di capire che sia un fattore comune a tutti gli ordinamenti, se si accede a una procedura conservativa, a una procedura che tende a mantenere in vita l'impresa, e allora poi il problema del capitale lo si pone. Lo si pone perché? Perché sì, hai perso il capitale, ma stai cercando di trovare accordi con i creditori, fai un concordato, insomma ci sono varie forme diverse negli ordinamenti, ma che tendono tutte allo stesso obiettivo: conservare l'impresa, conservare i posti di lavoro, anche a danno, diciamoci la verità, ogni tanto dei creditori. Ma questo è il trend normativo, diciamo, comune di tutti i paesi. Ebbene, quando si verifica questo, bisogna poi porsi il problema di: quando l'impresa è poi risanata, deve avere un capitale, non è che può continuare ad avere un capitale negativo, perché allora vuol dire che non è risanata, vuol dire che non è uscita dalla situazione di insolvenza. Ebbene, diritto fallimentare. Ci ricordava il presidente Silvestrini che nel 2012 è stata introdotta nella legge fallimentare, è stato introdotto un articolo, l'articolo 182 sexies, termine latino, che vuol dire che ce ne sono stati ben 5 tra il 182 e il 106, con questo 382 e 183.
articolo 182 sexies, che dice una cosa importante. Dice: da quando il debitore deposita una domanda di ammissione al concordato preventivo o deposita un accordo di ristrutturazione dei debiti, diciamo, o una procedura concorsuale, concordato preventivo vero e proprio, o un accordo di ristrutturazione di debiti che non è una procedura concorsuale vera e propria, è una sorta di accordo stragiudiziale con i creditori, ma è inutile che adesso lo approfondiamo tanto, che poi riceve un controllo da parte del tribunale. Lasciatemela dire così genericamente, ma ai fini di questo, del mio discorso, è sufficiente. Ebbene, quando la società deposita la domanda di concordato preventivo oppure deposita questo accordo, si sospende l'applicazione delle norme sulla conservazione del capitale sociale. Fino a quando? Fino a quando l'operazione di ristrutturazione non si è compiuta, cioè fino a quando il concordato, l'accordo non sono omologati. Cioè, mentre il paziente, società, è in sala operatoria, i problemi del capitale si sospendono, riprendono dopo. Si sospendono, diciamo, sotto profilo soprattutto della responsabilità degli amministratori. Ci dicevate che prima è stato molto bello che tutti i paesi hanno un problema di responsabilità dell'amministratore che, pur avendo perso il capitale, pur essendo in crisi la società o insolvente, prosegue come se nulla fosse. Lì il problema è la quantificazione di quanto risponde. E in quasi tutti i paesi risponde del passivo che si è incrementato. Con questa norma italiana del 2012, l'articolo 182 sexies, il problema è, diciamo, sterilizzato durante la procedura concorsuale. E in quel, durante proprio la procedura concorsuale, addirittura, anche se il capitale è perso, l'amministratore, che opera sotto il controllo del tribunale, soprattutto se è in concordato preventivo, non ha le limitazioni all'operare che gli derivano dalla norma civilistica e che gli impongono di gestire la società solo per la conservazione dell'esistente. L'amministratore può, perché è sotto il controllo del tribunale, compiere qualunque operazione, anche straordinaria, ma perché la garanzia per i creditori è data da che cosa? Dal controllo del tribunale sulla società, perché durante il concordato l'amministratore da solo non può compiere atti di straordinaria amministrazione. E nel concordato, dice la norma civile, la norma fallimentare dell'articolo 160, l'amministratore può, in esecuzione del piano di concordato, compiere atti di, non solo di straordinaria amministrazione, ma, dice la norma, operazioni straordinarie sul capitale. Quindi fusioni, scissioni, nuovi conferimenti, normalmente sono tutte operazioni che sono subordinate al buon esito della procedura, però che vengono impostate anche con assunzioni di delibere durante la procedura. Ora, quando parlo di operazioni straordinarie, penso, la più frequente, a un'operazione di aumento di capitale che contribuisce alla ricostituzione del capitale post uscita dal concordato. Ebbene, per aumentare il capitale si può tenere anche conto, o meglio, più che per aumentare il capitale, mi correggo, per azzerare le perdite, quindi per cancellare le perdite, uso questi termini anche cancellare anche per facilitare la traduzione, perché non vorrei che poi risultasse complicata. Per cancellare le perdite si può beneficiare, dicono la prassi italiana, ma riconosciuta anche dai tribunali in sede di omologa, che cosa? Quello che viene definito il bonus da concordato. Che cos'è il bonus da concordato? È il risparmio sui debiti
per la società derivanti dal taglio, dal mancato pagamento di parte dei debiti. Se io ho un debito di 100 e lo pago 50, quello che io non pago, 50, è una sopravvenienza attiva della società, perché la società ha un debito contabilmente che però in realtà non paga. Allora, questo debito può essere, questo mancato pagamento di un debito che è una sopravvenienza attiva, può essere utilizzato per azzerare le perdite e per ricostituire il capitale sociale. Diciamo, la buona prudenza dell'amministratore imporrebbe, nella normalità dei casi, oltre al beneficio della sopravvenienza attiva del bonus da concordato, imporrebbe anche un'iniezione di denaro fresco che non fa mai male nell'uscita da una situazione di insolvenza. Io mi fermerei qui perché sono stato nel quarto d'ora e perché siamo già alle 16:45, ma avevamo cominciato un quarto d'ora dopo. Grazie. Allora, va bene così, chiudiamo la sessione, non perdiamo altro tempo, ok?